Ravenna uguale arte uguale mosaico. È un'equazione facile, potremmo dire, troppo facile in questa città che pure conserva nei in sette dei suoi 8 monumenti UNESCO un patrimonio immenso di decorazione musiva, appunto patrimonio dell'umanità. Ma non è questa la storia o le storie che vorrei raccontarvi. Vorrei raccontarvi di quando il mosaico è stato dimenticato. La storia si dimentica, si sogna, ma anche si reinventa. Ed è accaduto che in questa città il mosaico è ritornato al centro della creatività e anche del pensiero, tanto che la candidatura ha scelto di utilizzare proprio questo concetto nel titolo stesso del dossier. La tradizione appunto è alle spalle, ma la novità è il presente e il futuro, il next. I giovani artisti che vivono in questa città, molti di loro vengono dall'estero o da altre città italiane, hanno trovato proprio qui un luogo in cui appassionarsi alla materia del mosaico, al suo linguaggio fatto di pazienza, fatto di tempo e al tempo stesso di innovarlo. Di innovarlo come? Sono giovani artisti che hanno alle spalle una formazione che nasce dall'interattività, che nasce dalle nuove tecnologie. Ma al tempo stesso, appunto, si sono formati molti di loro all'Accademia di Belle Arti, vivono anche accanto a giovani critici che stanno spalancando e allargando i confini e dunque il passato è alle spalle e guardano, direi sfrontatamente, ma questo vuol dire con grande libertà, al futuro. Le immagini sono andate un po' veloci, ma io volevo mostrarvi nella primissima storia, ci fermiamo un attimo, avete visto scorrendo le immagini, le opere di una mostra per me emblematica, una mostra a laboratorio che vi invito a vedere in questa città, eccentrico musivo, perché giovani artisti che lavorano col mosaico, con la tessera, con la tecnica ravennate, sono stati affiancati a giovani designer. Vediamo. Grazie. Vediamo per esempio Mattia Chop, un giovane designer croato che crea abiti con materiale sintetico che si incastrano come tessere e accanto a lui Sergio Policicchio che lavora col micromosaico, un artista argentino che si è formato a Ravenna, qui lo vedete, oppure Luca Barberini, un ravennate e accanto a lui artisti come che adesso vediamo, vi prego di fare scorrere come Michael Gambino che come tessere utilizza invece farfalle ritagliate e compone queste magiche mappe. Accanto a questi artisti arrivano Takako Irai, una giapponese che ormai è stata adottata come ravennate, che lavora sulla natura, sulla materia, con grande delicatezza e anche con un senso della pazienza e della perfezione, e insieme un duo esplosivo come Blue and Joy, dei comunicatori che sono arrivati al mosaico, che invece prendono capsule medicinali, le svuotano, le colorano e lanciano i loro messaggi. Non hanno mai pensato di fare il mosaico, ma all'interno di questa mostra vediamo come la fluidità è assoluta e la contaminazione è proprio il filo conduttore che rende proprio il mosaico così contemporaneo e così legato proprio alle pratiche più sperimentali dell'arte oggi. Accanto a questi artisti, possiamo far scorrere più velocemente, c'è un'altra storia che volevo. Ah, scusate, Silvia Naddeo, un'artista romana che, come vedete, lavora con oggetti che sono cibi, ma sono quasi icone pop al tempo stesso, le nostre sessioni quotidiane. Quindi uno spazio di grande libertà, di grande reinvenzione, con il passato alle spalle e questa tecnica così sicura, così precisa, ma appunto la dimensione della contaminazione tra i linguaggi e appunto la libertà creativa è il punto chiave. La seconda storia è una storia,
di un gruppo, anzi un collettivo, che ha un nome strano, CACO3, composta da Onico Ferreira, Pavlos Mavromatidis e Donna Loia, che in questa bellissima foto di Alex Maioli, vedete, stanno pazientemente lavorando alle loro creazioni. Hanno scelto un nome attinto alla biochimica per mettere al centro il tema della materia. Ma come potete vedere dalle opere che qui vi mostro, conoscono alla perfezione la tecnica ravennate, si sono formati nell'ambito del restauro, la tessera viene frantumata, viene messa sulla malta, gli interstizi sono importanti, usano l'oro, usano gli smalti, ma arrivano, innovano e arrivano al granello, qui usano la sabbia e con una sabbiatrice disintegrano un mosaico che hanno appena costruito con quella magistrale tecnica che vi ho mostrato prima. Sono artisti che contaminano altre pratiche. L'immagine che vedete ora è un brevissimo spezzone di video perché proprio qui nel 2012, abbassiamo un po' l'audio, hanno messo in scena una performance 80 mesh, il suono del mosaico, che mette al centro un'azione diciamo performativa musicale e i granelli di sabbia che vengono messi, 80 mesh è un termine chimico che indica il granè, un particolare granulato, e spinti dalla, dalla musicalità più o meno acuta, nei dischi dove la sabbia si muove si formano delle immagini, dei pattern che vengono proprio proiettati negli schermi che vedete in fondo. Mosaico, performance, musica, i confini, come vedete, si dilatano e l'esperienza è veramente next. Ultima pagina di questa introduzione è qualcosa di così next che invece ci porta direttamente a domani. È qui in città un artista, Invaders, un artista francese, che è molto noto in tutto il mondo perché con i suoi interventi fatti di mattonelle di ceramica compone dei mosaici che ricordano i pixel di un famoso videogioco della fine degli anni 70, Space Invaders, e vedremo questi piccoli alieni diffusi nella città. Ecco, proprio domani alle 17:30 un suo grande mosaico di 20 metri quadrati sarà presente al planetario e vi invito tutti all'inaugurazione. Il mosaico è qui ora ed è verso il futuro. Grazie.